Attenti a par, ragazzi, qua Axel, oggi Megado, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video che è un nuovo squad builder, ragazzi. Perché ebbene sì, come potete, alcuni di voi, come possono già sapere alcuni di voi, ho scritto sulla pagina Facebook che squad avreste voluto vedere in un mio prossimo squad builder. E la più richiesta è stata un'ibrida composta da tre nazionalità. Quali sono queste tre nazionalità? Italia, Germania e Brasile. Quindi andiamo a intitolarla Ibridengenji. Perché? Perché la chiamo così? Perché Ibridengenji, l'ho già fatta, però sto un po' sdrogheggiando, non riesco a scrivere delle cose. Comunque, ragazzi, vi volevo dire, madonna mia, come i paxi scrivo, vi volevo dire che oggi sono felicissimo, volete sapere perché? Perché, raga, non ve ne fregherà altamente niente, però ho preso 9 in matematica. Ho scritto alla mo' di paxo dettagli, creiamo la nostra. Ho preso 9 in matematica. Cioè, ragazzi, madonna, ma che stiamo scherziamo? Non stiamo scherziamo, ragazzi, quindi io sono veramente felice, voi non lo siete, non lo siete. Magari qualcuno di voi è felice per me, lo ringrazio alla grande. Comunque oggi vi parlerò un attimo di una cosa abbastanza tattica, che è il Games Week. Comunque, di questo ne parlerò alla fine. Perché? Perché oggi, appunto, mentre ero felice, oggi anche perché non ho avuto tempo di parlarne, perché stavo per iniziare How I Met Your Mother, e dato che non devo vederlo, devo far veloce. Comunque, oggi comunque ero felice, ho detto, ma una marea di gente mi chiede se vado a Games Week. Però io a tutti ho risposto di no, perché per adesso non ci vado. Però volevo sapere un attimo la vostra opinione, appunto parlare un attimo con YouTube. Comunque, partiamo subito dal portiere. Importa, no, vi ricordo che se volete comprare crediti andate a prenderli da FIFA Coin Stash, che è il sito più economico di FIFA. Vi ci mettono proprio poco a darveli. Poi comprarli è molto semplice. Se avete bisogno del tutorial lo trovate in uno dei miei ultimi video. Comunque, importa, utilizzo Sirigu. Adesso appena troverò Ligan, potrò aggiungerlo, ok. Importa, utilizzo Sirigu 1.84 e l'ho pagato 1.400. Ragazzi, ci ho giocato due partite con questa squadra, mi sembra che io l'abbia vinta entrambe, veramente tattico. Come vedete, non so se l'avete visto, ma sto diventando abbastanza forte, raga. Cioè, non diciamo forte, però sto migliorando. Quindi magari i prossimi Madonna Salsiccia, i prossimi Wager Match, nei prossimi Wager Match potrò vincere. Yes. Quindi in parte utilizzo Sirigu, 86 di tuffo, 79 di prezzo, 73 di rinvio, 87 di riflesso, 50 di velocità, 85 di piazzamento e piazzacollo. Come potete vedere, gli ho dato il chemistry style scudo, perché per fargli aumentare le statistiche che aveva basse, che alla fine erano il 73 di rinvio e il 50 di velocità. Poi ho detto, ma aumentavo anche i riflessi, appunto gli ho aumentato i riflessi. Passiamo subito ai difensori centrali. Da una parte utilizzo Marquinhos If, l'ho pagato veramente poco, ragazzi, 23.500, li vale alla grande. Infatti per me, io avevo anche provato Thiago Silva e mi è sembrato molto meglio Marquinhos. Comunque 79 di velocità, quindi decentemente buono, 67 di passaggio, 81 di difesa, 74 di testa. Poi dribbling, vabbè, non è che il dribbling e il tiro non è che servono tanto per un difensore. Io, che come vi ho già detto, nella difesa le chemistry style che preferisco per la difesa sono lo spina dorsale e ancora. E a lui, appunto, gli ho messo una bella spina dorsale, così ne ha due. Poi altro difensore centrale, utilizzo Hummels. Questa volta, dato che loro due, Hummels lo usavo già per un'altra squadra, e quindi spina dorsale ce l'aveva già. Quindi magari io vi consiglio di mettere un difensore spina dorsale all'altro ancora. In questo caso però io ho tutti e due difensori che hanno spina dorsale, mi sono trovato comunque bene. Comunque parliamo di Hummels, 65 di velocità, quindi è meno veloce di Marquinhos, quindi potete capire. 75 di passaggi, 68 di 86 di difesa, 85 di colpo di testa. Anche a lui, come ho già detto, spina dorsale. Hummels l'ho pagato 7000 e anche lui li vale alla grande. Passiamo subito al terzino sinistro. Terzino sinistro utilizzo Schnitzel, che con la chemistry al guardiano, 78 velocità, 72 passaggio, 70 dribbling, 78 difesa, 72 colpo di testa. Ragazzi, non so se ho parlato un attimo del modulo. Il modulo ho cambiato un 4-3-3-4, che è quello che ha, diciamo, ha 2 CC e un CC, quindi è molto offensivo, bisogna sapere anche abbastanza difendere. Però ragazzi, questo modulo mi piace un macello, perché si possono fare tutti i passaggini tattici, i lanci lunghi, ambigui, e quindi mi sto divertendo veramente tanto. Se non l'avete ancora provato, vi consiglio di provarlo. Un'altra cosa che mi avevate chiesto era di inserire magari i giocatori in forma, come ho appunto già fatto con Marquinhos, ma anche giocatori non solo oro, ma bensì anche argento. Infatti, come terzino destro utilizzo Mikel Lopez, che è portoghese dell'Olympique Lione. L'ho pagato 6.500, l'ho pagato, devo dire, tanto, perché era, ce ne sono due di terzini destri, se non mi sbaglio, forti argento della Liga 1, Van der Wiel e Miguel Lopez. A me ispirava tanto questo. C'è da dire, sì, che non è male, ma 6.500 per me li potete anche spendere per Mariano, se non mi sbaglio, che è quello oro brasiliano, che costa tipo 2-400, una cosa un po' tattica. Comunque, centrocampista, primo centrocampista centrale,
utilizzo un oro che è Verratti, l'avevo già proposto, bensì, ma l'avevo proposto come COC e ragazzi non è che mi sia piaciuto tanto, ma come CC e CDC devo dire che è molto meglio. 68 di velocità, 62 di tiro, 79 di passaggio, 81 di dribbling, 72 di difesa e 60 colpi di testa. Gli ho messo lo schema in style motore che fa aumentare di 1 la velocità, di 2 di passaggio e di 2 il dribbling. A me interessava perché io abituato a FIFA 13 gioco molto sulla velocità, quindi avere sempre un po' di velocità in più non è affatto male. Altro centrocampista centrale, utilizzo Mkhitaryan, ragazzi lo utilizzo come COC, l'intesa comunque tranquilli che andrà sempre a 100, ma ragazzi io come ve l'ho già detto è uno dei giocatori che stimo di più, ieri ha anche segnato contro l'Arsenal, ragazzi per me lui è fortissimo sia nel gioco sia nella vita reale. L'ho pagato 2800, mi ha fatto 3 gol in 9 partite, 4 stelle di piede debole, 4 stelle di mossa abilità, ragazzi lui mi piace un macello. Centrocampista offensivo centrale invece volevo provare questo giocatore Montolivo, a parte che l'ho messo per fare intesa soprattutto, però ragazzi, mannaggia la salsiccia, devo dire che Montolivo mi è piaciuto tantissimo, è fortissimo, veramente, non pensavo fosse così forte. Come chiamo in style, dato quella di architetto, magari la cambierò perché non è che gli aumentino così tanto le statistiche, comunque l'unica pecca è che è un po' lentino, ma fa dei passaggi che sono tanta classe. 68 velocità, 77 di tiro, 87 di passaggio, 80 di dribbling, 71 di difesa, 63 colpi di testa. Poi appunto se mettete la chiamo in style architetto, i passaggi, le statistiche del passaggio aumenteranno ancora. Quindi ragazzi, Montolivo provatelo perché è fortissimo. Passiamo subito all'ala destra per Frisco di prima. Alla destra che utilizzo Lucas, anche lui ragazzi io l'avevo provato come esterno ma non mi era piaciuto così tanto. Ho provato come ale brasiliani sia Hulk sia Lucas e Lucas per me, ovviamente per me, è 20 volte meglio. L'unica cosa che gli manca è il fisico, comunque è fortissimo. Gli ho messo la chemistry il regista così che il dribbling aumenti ancora un po', però alla fine non è che cambia. Però la cosa principale erano il tiro e il passaggio, appunto con questa Chemistry style vi si alza, non si possono dire così. Poi invece ha 92 di velocità. L'ho pagato 15.500, abbastanza, però al confronto costa la metà di Hulk, che per me, come ho già detto, è molto più forte all'incirca 20 volte. Comunque ragazzi, lui provatelo. Provatelo. Dovete provarlo in poche parole sta squadra. Poi non vi ho ancora detto costo. Costa all'incirca sui 200-250, perché ho visto che anche altra gente mi ha chiesto: ma sì dai, fai una squadra sui 200-250 mila crediti. Poi c'era anche un'altra parte di gente, un'altra fetta di gente, diciamo, chiamiamola così, che mi aveva chiesto di fare una squadra strapotente che costi poco. Però ormai su YouTube ci sono solo quelle squadre. Se volete io ve la faccio. Infatti vi chiedo di scrivermi nei commenti che squadra vorreste vedere nel prossimo squad builder, fatelo per favore. La squadra con appunto il commento che avrà più mi piace, la squadra che avrà ricevuto più voti sarà quella che voi vedrete nel prossimo squad builder, una cosa un po' tattica. Comunque alla sinistra utilizzo Marco Reus, ragazzi, pagato 104.000 crediti e per adesso non li vale, ragazzi. Pensavo fosse molto più forte, se vi ricordate quello contro cui ho giocato, non so se era nel wager match o nel pimpale, mi aveva distrutto con Reus. A me non è piaciuto affatto, forse boh perché è il ruolo un po' tattico. Però devo dire che per me non li vale ancora tutti questi crediti, magari migliorerà. Poi vabbè, attaccante, c'è la punta di diamante ragazzi, Balotelli, fortissimo, è il mio giocatore preferito ragazzi. 19 partite e 16 gol, ma è fortissimo, li vale tutti i crediti. Quindi ragazzi, questa qua è la squadra, in poche parole, intesa a 100, quindi bridozza potente, ve la consiglio alla grande. Comunque ora, mentre vi faccio dei gol, volevo parlare un attimo del del Games Week. Ragazzi, volevo chiedervi se qualcuno di voi avrebbe intenzione di andare al Games Week. Quindi se avete intenzione di andare, scrivete se io vado al Games Week, così per vedere appunto quanta gente ci sarebbe da poter incontrare. Perché beh, io a Milano ci metto poco, però lunedì ho una verifica di fisica, poi sabato pomeriggio gioco, madonna che palle, sabato pomeriggio è bruttissimo, io preferisco molto molto di più la domenica mattina. Comunque sabato pomeriggio gioco, quindi devo sapere, perché se c'è veramente tanta gente l'unico giorno in cui ci potrei venire è sabato, quindi dovrei saltare la partita. Quindi fatemi sapere in quanti siete, scrivete un bel sì tattico e via. Quindi è un modo anche per conoscerci, però io non voglio prima di appunto dirvi che vado alla grande, sicuramente voglio vedere appunto quanta gente ci andrà, quindi fatemelo sapere. Poi ragazzi, vi volevo anche dire che a fine di questo video vedrete il vincitore dei Comments of the Week di settimana scorsa, ahimè è passato un po' di più di una settimana, e vincitore pregato di contattarmi, che io gli dovrò dare appunto i crediti che ha vinto, e nel prossimo video appunto farò i prossimi Comments of the Week. Quindi ragazzi, vi ricordo anche di passare dalla pagina Facebook, se volete comprare crediti vi ricordo, mannaggia se c'è il telefono, di passare da FIFA Coin Stash, e se non l'avete ancora fatto andate a vedere il mio secondo canale che sto continuando la serie Pack of the Day. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi dico potente, a palla, al prossimo video, bolla!